Mister, tanta soddisfazione, due gol nella ripresa e il Giulianova può festeggiare anche alla luce del risultato del Pallozzi di Sulmona. Sì, veramente inizio a dire questo, veramente tanta soddisfazione perché come ho detto pure ai vostri colleghi, mi ricordo benissimo la prima intervista quando abbiamo iniziato 2 anni fa, l'anno scorso, questa storia, non pensavamo assolutamente di poter raggiungere questi tipi di obiettivi a più 14, senza che vi dico i numeri. Sono contento di questo gruppo, sono contento di questa società, sono contento di quello che sto vivendo a Giulianova con un pubblico veramente meraviglioso perché ti trascina, quindi sono veramente contento di questo. Adesso ci sono i playoff nazionali, sicuramente sono difficili, però il Giulianova può credere nella Serie D. Noi ci crediamo anche perché vedo un gruppo veramente voglioso, veramente che ha voglia di continuare e di arrivare all'obiettivo fino in fondo. Non vedo ragazzi arrivati, ragazzi che sono demotivati, e dal primo all'ultimo un gruppo che vuole arrivare fino in fondo. Poi quello che dirà il campo noi lo accettiamo, però noi ci proveremo fino alla fine. È un Capistrello che ha giocato bene, comunque ha fatto la sua partita a testimonianza di una stagione comunque dove la squadra si è sempre fatta valere, salvezza conquistata già da un pezzo, però il Capistrello può comunque dirsi soddisfatto al termine di questa stagione, anche se mancano ancora 2 turni. Sì, l'abbiamo già detto ampiamente nelle altre domeniche. Capistrello ha raggiunto con anticipo l'obiettivo prefisso. Non abbiamo mai lottato per la salvezza, questa è già una grande soddisfazione. Però sinceramente mo comincia a darmi fastidio, perché poi è vero che con l'Aquila e Giulianova ci sta a perdere, per carità, però è giusto adesso ricontinuiamo a fare punti perché dobbiamo lavorare bene il campionato e cercare di fare più punti possibili.